Dopo svariati tutorial che ho creato su TubeBuddy, la potentissima estensione per aiutarci a gestire al meglio il nostro canale YouTube, ho ricevuto diverse richieste perché molte persone gestiscono il proprio canale quasi interamente dal proprio smartphone. La buona notizia è che esiste un'app che TubeBuddy ha realizzato, che fino a poco tempo fa era disponibile solo per iOS, quindi per iPhone, iPad, eccetera. Adesso è disponibile anche per Android. Andiamo perciò a vedere come funziona. Ciao, sono Paolo e in questo video andiamo a scoprire come utilizzare l'app per smartphone di TubeBuddy. Come dicevo prima, la potentissima estensione che possiamo installare sul nostro browser o in questo caso anche possiamo scaricare l'app relativa e ci aiuterà a gestire al meglio il nostro canale aggiungendo delle funzionalità che non avremmo normalmente sul nostro canale YouTube. Se non sai di cosa sto parlando, ho creato un'intera playlist riguardo a questo strumento, quindi ti consiglio di andarla a vedere. Se invece sai di cosa sto parlando, l'hai già installata e la stai già utilizzando, sarai felice di sapere che possiamo utilizzarla anche sul nostro smartphone. Perciò andiamo a vedere come usarla. Benissimo, la prima cosa da fare ovviamente è scaricare l'applicazione. Se sei su iOS puoi farlo dall'App Store, altrimenti dal Google Store se sei su Android. La apriamo. La prima cosa che ci chiederà ovviamente è di fare il login con il nostro account di Google, che come saprai è collegato al nostro canale YouTube. A questo punto inseriamo email e password. Fatto questo, TubeBuddy si collegherà al tuo canale YouTube. La home page, come vedi, racchiude tutti i video che abbiamo caricato in ordine cronologico. Il numero in grande ci dice il numero di visualizzazioni, sotto abbiamo il numero di commenti, di mi piace, di non mi piace. Sotto ancora, per ogni video, vedrai quanti commenti hai ricevuto, diciamo il livello di engagement, diciamo così, e sotto vedrai se c'è un pallino verde dove dice liked much more than disliked, vuol dire che il video è piaciuto di più di quanto non sia piaciuto, quindi se hai un pallino verde vuol dire che il video è andato bene. Scrollando in basso puoi vedere ovviamente tutti i video che hai caricato, come dicevo prima. Toccando su un qualsiasi video possiamo andare a vedere delle impostazioni un po' più avanzate, come ad esempio le best practice checks, quindi ti dice se tutte le cose importanti che devi fare quando carichi un video le hai fatte in realtà, come ad esempio il primo, upload high-res thumbnail, cioè carica una miniatura personalizzata in alta definizione. Io in questo caso l'ho fatta, mi dà un check verde. Quello che mi dice in rosso qui, add text to your description, non l'ho fatto perché non l'ho ritenuto necessario. Oppure text length, qui dice che possiamo avere fino a 500 caratteri, se li metti fino a 500 ti dà un tag verde, se non l'hai fatto ti dà un simbolino rosso. Ovviamente non è sempre necessario mettere fino a 500 tag in questo caso. Io in questo video non l'ho ritenuto necessario, quindi non l'ho fatto. E come vedi puoi scrollare e vedere tutte le cose che hai fatto e che non hai fatto, che magari ti sei dimenticato. Toccando sul secondo tag possiamo andare a vedere com'è posizionato il nostro video per ogni tag, quindi come vedi i numerini verdi rappresentano il posizionamento del video per quello specifico tag. Toccando sull'iconcina del megafono abbiamo l'opzione di copiare alcuni parametri del video, l'URL, il titolo, i tag, eccetera. E infine toccando l'ultimo tab abbiamo i video analytics. Ci ho fatto anche un video sul mio canale, se non l'hai fatto ti consiglio di guardarlo per la versione browser, qui l'abbiamo la versione mobile e ci dà delle informazioni aggiuntive sul nostro video. Infine toccando in alto a destra di fianco all'iconcina possiamo condividere il video oppure possiamo guardarlo cliccando su watch. Tornando alla schermata principale, sulla destra di fianco alla nostra iconcina, al nostro avatar, abbiamo l'iconcina per i commenti. Qui possiamo vedere tutti i commenti che abbiamo ricevuto e possiamo, volendo anche cliccando, rispondere velocemente. Una cosa carina che abbiamo in questa schermata e che c'è anche nella versione desktop di TubeBuddy sono i filtri per i commenti. Quindi toccando l'iconcina che c'è a destra della ghiera possiamo ad esempio nascondere i commenti a cui abbiamo già risposto oppure fare in modo che TubeBuddy ci mostri solo le domande, quindi magari i commenti che hanno un punto interrogativo TubeBuddy li riconosce come domanda e ci mostra solo questi. Oppure possiamo dire a TubeBuddy di mostrarci anche i commenti che abbiamo nascosto in passato. Il terzo tab che abbiamo in questa schermata sono i milestone, ovvero le mete che abbiamo raggiunto, diciamo così. Quindi quando ad esempio in questo caso ho raggiunto 42.000 iscritti, TubeBuddy mi ha aggiunto questa milestone, questo obiettivo raggiunto. Toccandoci sopra si apre questo certificato, diciamo così, che possiamo ad esempio salvare, possiamo condividere su Facebook o su altre piattaforme, eccetera. Quindi queste sono cose carine che TubeBuddy ci crea quando raggiungiamo degli obiettivi e possiamo incorniciarle volendo oppure possiamo vantarcene sulle altre pagine social. Infine toccando l'ultima iconcina sulla destra abbiamo le notizie, quindi tutte le notizie per quanto riguarda il mondo dei video, del video marketing, di TubeBuddy, e toccando l'iconcina subito sotto
possiamo decidere quali tipi di notizie ricevere. Le notizie, ad esempio, dal creator blog di YouTube possiamo attivarlo o disattivarlo, da Tube Filter, da Tubular Insights. Questi sono i blog maggiori, ovviamente americani, che parlano di video e di video marketing. Possiamo decidere quali di queste notizie ricevere all'interno di questa schermata. Tornando sull'home page, abbiamo un altro menu che si attiva cliccando l'iconcina a sinistra del tuo nome del canale. Qua in alto, all'estremo in alto, abbiamo il tag Explorer, che ci permette di esplorare i tag, un po' come facciamo nella versione desktop. Quindi io ad esempio qua posso scrivere un termine, che è una parola chiave che rappresenta il mio mondo, faccio cerca e TubeBuddy ci dà tutta una serie di tag che potremmo esplorare, quindi capire se possiamo utilizzarli nei nostri video. E ovviamente per ogni tag, come sempre, ci dà il search volume, cioè il volume di ricerca, la competizione e il voto in generale. In questo caso video marketing non è un tag che TubeBuddy ci suggerisce di utilizzare, però ad esempio posso scegliere online video marketing e vederla, e ovviamente posso anche decidere di copiarla, quindi posso copiarla sulla clipboard del nostro smartphone oppure nella tag list, cioè la lista dei tag che vediamo fra un attimo. Sempre nel menu che si attiva in alto a destra abbiamo il Topic Planner, che è uno strumento che ci permette di aggiungere degli argomenti. Quindi ad esempio se abbiamo un'idea per un prossimo video ma non vogliamo dimenticarcene, possiamo ad esempio scrivere qua, quindi video su TubeBuddy. Scriviamo il titolo del video che vogliamo trattare, qua possiamo aggiungere qualche informazione, quindi vabbè, adesso scriverò a caso, ma penso che sia chiaro cosa dobbiamo fare. Poi magari possiamo ad esempio decidere che cosa dobbiamo fare per questo video, quindi dobbiamo creare lo script, riprese, montaggio. Insomma, questo per darti un'idea, adesso sono andato molto sul generico, però per farti capire che è un sistema che possiamo utilizzare per prendere nota di video futuri che vogliamo realizzare e caricare sul nostro canale. Sempre in questo menu abbiamo le canned responses, cioè le risposte in scatola. Se non hai visto il mio video su come gestire i commenti con TubeBuddy, ti consiglio di farlo. Però per farla breve, sono delle risposte che possiamo dare velocemente a dei commenti che magari sono tutti simili. Quindi ad esempio se ricevi una serie di commenti da parte di più persone che ti dicono sempre bel video, grazie, bel video, eccetera, ad esempio io qua ne ho creata una che dice grazie mille dice grazie mille per i complimenti, quindi posso rispondere sempre con questa risposta con un click invece di star lì tutte le volte a riscrivere questo commento. Infine abbiamo la lista dei tag, come dicevo prima, quindi possiamo ad esempio creare una lista. Io qua ne ho creata una con Paolo, e quando andiamo a esplorare i tag utilizzando il tag Explorer possiamo ad esempio cercare un termine, come dicevo, come ho fatto prima. Diciamo che ci piace questo tag qui, posso copiarlo sulla lista dei tag che ho creato prima, quindi lo posso copiare qua. Bene, il tour è finito. Come vedi, un'app piuttosto carina che possiamo utilizzare in aggiunta a quella che abbiamo magari già scaricato, quella di default di YouTube che possiamo scaricare dall'App Store. Quindi il mio consiglio è quello di scaricarla e iniziare ad usarla. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di quest'app. Fammi sapere se magari l'hai già utilizzata, come la stai usando, che risultati ti ha dato, eccetera. Insomma, fammi sapere tutto nei commenti qui sotto. Come sempre ti ricordo anche di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Seguimi anche su Facebook, visita il mio sito paologrisendi.com e contattami se vuoi scoprire come migliorare la qualità dei tuoi video e la performance del tuo canale. A presto, ciao!